essendo in questo settore abbiamo intercettato con le varie aziende di trasporto questo bisogno di monitoraggio del trasporto scolastico. Abbiamo intercettato questa problematica, bambini che rimangono nell'autobus per varie motivazioni, bambini che scendono alla fermata sbagliata, bambini vengono ritirati da persona sbagliata. Quindi queste sono situazioni abbastanza comuni, poi alcune vanno nella cronaca locale piuttosto che nazionale e altre non ci vanno. Ma vi assicuro che sono situazioni che sono piuttosto frequenti e che ogni volta destano l'attenzione dell'opinione pubblica e in qualche modo vanno gestite. Da lì è nata l'idea del progetto Children Monitor, che è nato come progetto utile al monitoraggio del trasporto scolastico e del percorso che i bambini fanno da casa verso la scuola. Il progetto è stato presentato come progetto di ricerca alla Regione Toscana un anno e mezzo fa, è stato cofinanziato dalla Regione Toscana per 75.000 euro, il progetto, l'importo totale è intorno ai 170.000 euro. L'abbiamo portato avanti e a fine del 2018 abbiamo individuato in centro produttivo di servizi il partner ideale per la sperimentazione, in quanto c'erano autobus nuovi, azienda aperta e moderna, azienda già ben organizzata. Quindi abbiamo individuato un percorso e un piano che prevede una sperimentazione su uno o due autobus pulmini in aprile-maggio di quest'anno e l'attivazione su circa 400 alunni, ma l'assessore mi potrà correggere, e 8 pulmini a partire da settembre. Il sistema quindi che cosa fa? Permetterà a centro di servizi di monitorare il trasporto degli autobus ottimizzandone i percorsi, di sapere chi c'è a bordo dell'autobus, quale autista c'è e di identificare i percorsi di salita e discesa dei bambini. Oltre a questo sarà anche possibile eventualmente integrando con un'app per la scuola sapere quando il bambino è presente a scuola o all'asilo. Questo dovrebbe essere, sono estensioni possibili abbastanza facili. Ogni bambino verrà dotato di un attrezzo tipo questo nello zainetto. Come vedete ora dobbiamo scegliere l'oggetto con topolino, paperino, rosa, rosso, dovremmo scegliere l'oggetto giusto. Questa è la problematica che riteniamo essere diciamo più importante e più difficile da risolvere, perché comunque dovrà essere assegnato un oggetto di questi a ogni bambino e gli va messo nello zaino. Quindi apparentemente semplice, moltiplicato per tutti i bambini potrebbe essere probabilmente questa la cosa più difficile. Questo oggetto dura da 1 a 2 anni, basta che sia nello zaino nel raggio dai 10 ai 50 metri possa sapere se c'è il bambino. Quindi questo potrà essere utilizzato in futuro per monitorare la presenza a scuola, l'ingresso, l'uscita da casa e quant'altro. Quindi le funzionalità dell'app quali sono? Mi permette di tracciare il percorso degli autobus, di intercettare la salita e discesa dei bambini, permette ai genitori di vedere quando arriverà l'autobus, se arriva in ritardo, quindi mi dice guarda l'autobus sarà tra 5 minuti, oppure la bambina è ammalata, quindi il genitore potrà segnalare nell'app guarda il bambino è ammalato invece di telefonare. L'autista vede che il bambino è ammalato e stiamo vedendo se è possibile addirittura ricalcolare il percorso. Un'altra problematica ci sta segnalata è quella dell'identificazione, che vuol dire in taluni casi l'autobus cambia l'autista, cambia l'accompagnatore e il genitore o il nonno che consegna al bambino di 3 anni è un po' perplesso nel vedere questo interlocutore, quindi l'app, la soluzione deve prevedere anche questa cosa qua, perché se io la mia app mi dice l'autobus sta arrivando, quello è l'autobus che mi interessa, vedo anche l'autista è cambiato. E quindi c'ho un monitoraggio continuo che aumenta in qualche modo anche la fiducia e la percezione di sicurezza che il genitore ha nella consegna dei bambini.